La più cordiale buonasera dal Pala Pontini a Daniele Porcelli per questo ultimo appuntamento della stagione sportiva 2013-2014. La Coppa Provincia di Latina arriva quindi all'epilogo finale con questa sfida tra l'Atletico Gaeta e lo Sporting Giovani Risorse, proprio per questo avvenimento molto importante, molto atteso dalle due formazioni che hanno chiuso il loro rispettivo raggruppamento. Lo Sporting Giovani Risorse al terzo posto nonostante l'ex aequo con la United Aprilia, e l'Atletico Gaeta nonostante l'ex aequo anche per lei con l'Old Ranch al terzo posto. Dirige il confronto il signor Fabri della sezione di Ostia Lidorati, al centro della difesa Petrin, parte proprio in questo istante De Santis in mezzo all'area dove trova Corona, pallone che danza in area, arriva Petrin e con molta calma, soprattutto maestria, viene via, va avanti adesso il tiro, il primo alla parata di Francesco Grasso, ancora Corone, Guerra cerca lo spazio, la soluzione per De Santis, la palla messa a mezza rima, ma con il tiro alla rete il vantaggio dell'Atletico Gaeta. Adesso Gaito cerca la soluzione per venire fuori, ci prova Petrin, il pallone che va di poco fuori dallo specchio della rete. Petrin viene avanti adesso lo Sporting guadagnando campo metri e il tiro ribattuto da Grasso a Sorrentino, pallone allazzato, vede anche Fantasia libero ma gli va a soffiare il pallone Petrin, lo mette in mezzo per Tabarelli, il palo, ancora un legno per l'Atletico Gaeta con Sorrentino, c'è del pallone a Macone, lo alza Fabio Fantasia, prova a girarsi, il tiro ribattuto da Dorati, stavolta per Gaito, alza il pallone, la mette in mezzo per Tabanelli, si ferma, sta arrivando anche il raddoppio di marcatura, dentro la palla messa in mezzo e il palo sulla conclusione di Damiani, team di Valente, Sorrentino per Corona, buono, e c'è il tiro angolato, lo spazio, le fasce tra Tabanelli che torna in possesso del pallone, il tiro ribattuto, lascia il pallone, adesso non si intende con Tabanelli, arriva Sorrentino che soffia il pallone, Guerra, il tiro alla rete, il raddoppio, e adesso come un falco sulla sua preda parte il tiro, la ribattuta da parte di Grasso in spaccata, Gaito per Pardo, la palla messa in mezzo, il tiro debole, rete, il gol di Prezioso, cambia ancora, è Sorrentino il tiro, prima Dorati e poi il palo, dice di no Petrin, alza il pallone verso Prezioso che l'arpione, il tiro, rete, il pareggio di Riccardo Prezioso. Corona subito in avanti per Guerra che si gira, la traversa sulla sua conclusione, Gaito mette in movimento Guerra, il tiro debole, mobile, rete, Francesco Guerra al sesto della ripresa, ferma il pallone Guerra, mette in movimento Corona, gli si fanno incontro due giocatori, li salta, il tiro fuori di poco, dare all'indietro per Petrin che si sgancia adesso portandosi in avanti, esce Grasso, Prezioso con la testa all'indietro, va a servire Pardo, strattonato il tiro, diagonale ribattuto da Guerra, ancora Gaito va a recuperare il pallone, Prezioso, c'è Petrin solo in area, il tiro, il palo, Petrin che ha ricevuto da Gaito, ancora Prezioso nel gioco, Prezioso finisce a terra, Corona se ne va e l'ultimo a toccare ci sembra essere proprio Dorati, dietro per Tabanelli, Gaito adesso nel portiere di movimento, il tiro, rete, Raffaele Gaito, e il match torna in parità, è interessante, Corona subito per De Santis, rete, è bastato neanche 30 secondi, De Santis ha messo la palla in fondo al sacco, Pardo per Gaito, il tiro,
la ribattuta di Grasso, ancora Petrin per Pardo, il tiro, la ribattuta da parte di Grasso che va addirittura ad alpionare il pallone, lo allontana. Ultimi secondi di gara, forse ancora si continua a giocare comunque. Gaito, e arriva il triplice, c'è fischio finale. L'Atletico Gaeta vince la Coppa Provincia Latina 2013-2014 battendo lo Sporting Giovani Risorse per 4-3.